Ciao a tutti, ho con me dell'uva, ci stiamo avvicinando all'autunno e il frutto prediletto per questa stagione in cui siamo è l'uva nera e l'uva bianca e io oggi con voi lavorerò con l'uva nera. Vedete, ho già preparato il materiale, gli acini tolti uno ad uno, eccoli qui, andremo a fare esperienza con questo materiale. Pronti? Io sì! Dai, che lo facciamo. Bene, prima di iniziare la proposta, prepariamo la nostra nicchia. Io ho usato l'asciugamano, ok, il solito nostro asciugamano, un contenitore ricoperto con il Domopack, in modo da non sporcare né la persona che abbiamo di fronte né a terra, e il nostro famoso cerchio fatto con il tessuto, che in questo caso è un lenzuolo. Ho aggiunto, come potete vedere, anche il Domopack al di sopra del lenzuolo. Creiamo così la nostra nicchia argentata e andiamo a prendere le mani della persona che ci sta di fronte e le inseriamo all'interno del nostro cerchio. Iniziamo ora a proporre il materiale con la pioggia, quindi un contenitore con gli acini già staccati. Eccoli qui, io li ho messi qui dentro. Iniziamo ora, mani posate, pianino, ricordiamoci, un po' alla volta, partendo sempre dal polso giù fino alla punta delle dita, e su una mano e nell'altra, dal basso e anche un po' più in alto, l'effetto aumenta. Sino a svuotare tutto. Il contenitore che avevamo preparato in precedenza. Ora andiamo a salutare il materiale scelto per oggi, quindi prendiamo le mani del nostro ragazzo e afferriamo. Cerchiamo di radunare il materiale il più possibile al centro, di raccoglierlo con le mani della persona che ci sta di fronte. Ok, chiudiamo le sue mani attorno al materiale e le nostre attorno alle mani del ragazzo o della ragazza. Rimaniamo fermi un pochino e poi pianino pianino iniziamo a pulsare con le nostre mani. Vi ricordate il cuore pulsante? Io velocizzo il tutto. Veloce, 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 veloce. Fino a fermarsi e poi sfilare via. Ora riprendiamo il materiale, un po' di materiale, e andiamo a, inizialmente lentamente, a muovere. Giro le mani così si vede meglio. Le mani che con una certa pressione che noi andiamo a imprimere, sentono, ascoltano, vivono il materiale che in mezzo a loro cadrà. Il materiale, bene, noi lo andiamo a recuperare nuovamente e lo andiamo ad ascoltare ancora. Spostato lateralmente sia a destra che a sinistra il materiale, in modo da toglierlo al di sotto della mano della persona che ci sta di fronte, quindi posizioniamo le mani e mettiamo un po' di uva sopra il dorso delle mani del ragazzo. Quindi andremo noi, in questo modo, a stimolare, a muovere con movimenti scelti da noi questo materiale, partendo, ricordiamoci, dal polso, le estremità della mano e le dita. Proseguiamo per tutto il tempo che riteniamo necessario, fino a quando anche il ragazzo non ci dimostra di voler cambiare, o proseguiamo perché ci dimostra che gli piace. Bene, ora andremo a riempire gli spazi infradigitali dove c'è una sensibilità molto alta
e quindi cerchiamo di prendere gli acini più piccoli e li andiamo a riempire questi spazi. Io lavoro con due mani, naturalmente se il ragazzo ve lo permette lo fate anche voi, altrimenti anche una mano alla volta. Ogni ragazzo fa a sé e proposta fa a sé. Mettendolo si rompono anche questi acini, quindi ci si sporcherà un pochino le mani, ma non importa. Dopo noi sappiamo che andremo a lavarle e igienizzarle. Così. Cerchiamo di non fare male alla persona che abbiamo di fronte, perché rischiamo altrimenti di non rendere più piacevole la proposta. Ok, riempiti gli spazi, alla bene meglio, andiamo a stimolare, vi ricordate, le dita, prendiamo quindi le parti, manteniamo anche il materiale perché scivola e cade, e quindi andiamo a stimolare. Movimenti lenti, non so se si capisce bene, però vi assicuro che il dito, soprattutto il pollice, va a muoversi e a stimolare questa parte. E poi cambiamo dita, coppia di dita, ecco, e andremo, io lo alzo per farvi vedere meglio, altrimenti voi potete lasciare la mano appoggiata al cerchio argentato. Pianino, con delicatezza, andate a proporre questo movimento e via vai fino a che terminiamo tutta la mano e anche l'altra mano. Come per questa proposta, come possiamo distribuire l'uva, gli acini all'interno del nostro cerchio d'argento? Eccoli qui, io li ho sparsi un po' così distrattamente e sistemati per creare un fondo, una base. Andiamo a prendere le mani della persona, posizioniamo al di sopra e cominciamo, ok, a proporre un movimento che va dal basso verso l'alto, che inizia lentamente. Cerchiamo di imprimere anche un po' di pressione verso il basso in modo che le mani, il palmo delle mani, senta bene bene quello che è il materiale sottostante. Quindi dal basso verso l'alto, prima lentamente, io accelero la proposta e poi velocemente. E ci si ferma. Sempre da questa posizione andremo a fare una proposta alternata, quindi le mani non si muoveranno più all'unisono, ma bensì in modo alternato, lentamente, quindi una mano andrà verso l'alto, una mano verso il basso, alternatamente, si aumenta, fino a fermarsi. Posizione di partenza è sempre la stessa, andiamo ora a fare una proposta laterale, quindi le mani della persona si muoveranno a destra e a sinistra all'unisono, piano, lentamente, cominciate sempre con discrezione per poi velocizzare la proposta fino a raggiungere il massimo e fermarvi. Ora proposta alternata, quindi le mani sempre in direzione destra-sinistra, però si muoveranno alternatamente, quindi si allontaneranno l'una dall'altra lentamente, e si velocizza fino a raggiungere la velocità massima. Mentre fate questa esperienza sentirete sia voi che il ragazzo un profumo importante che risale dagli acini che sono qui sotto. Personalmente vi dico che a me ricorda quando da piccola andavo in campagna da mia nonna e vendemmiavo. Io non so quali saranno i ricordi, oppure semplicemente acquolina, molta acquolina che si formerà nella vostra bocca. Comunque il profumo che si sente è molto importante. Non nego però che anche la sensazione di appiccicoso è importante altrettanto, non farà piacere a tutti, ma noi portiamo pazienza e pur di fare questa esperienza ci impegniamo e teniamo duro.
posizione di partenza è sempre la stessa, proponiamo ora un movimento rotatorio. Potete partire da questo verso o da quest'altro, non c'è un verso giusto o un verso sbagliato, l'importante è proporlo. Ci ricordiamo che si parte lentamente, lentamente, ma io velocizzo e propongo velocemente, velocemente, velocemente e mi fermo. Ora facciamo un senso rotatorio alternato, quindi una mano andrà alla sinistra e una mano andrà alla destra. Idem come prima, come i procedimenti precedenti, si parte lentamente, si prende velocità e ci si ferma. Ricordiamoci sempre quando facciamo queste proposte, non solo come questa ma anche quelle precedenti, di guardare il volto del ragazzo che ci sta di fronte, perché è indice per noi per capire quanto la proposta può piacere o meno. Se non piace, noi non demordiamo e proviamo a riproporre magari una modalità, un tempo, un ritmo diverso per capire quello che può far più piacere o meno appunto alla persona che ci sta di fronte. Ora abbiamo terminato l'esperienza, come è a nostra abitudine salutiamo il materiale che sta di fronte a noi, quindi quello che è rimasto perlomeno, raccogliamo, vedete io mi aiuto con le dita che ho sotto, queste sono le mie dita, aiutiamo la persona, chiudiamo, creiamo anche una seconda nicchia, oltre a questa argentata c'è anche la nicchia delle nostre mani, del ragazzo e le nostre, rimaniamo questa volta in posizione ferma, perché è un saluto di commiato, abbiamo terminato, rimaniamo fermi, imprimiamo una certa pressione e noi o il ragazzo sfiliamo via. Abbiamo terminato anche oggi la proposta. Ecco qui, ho raccolto tutto il materiale che ho usato per sperimentare con la persona che avevo di fronte. Spero vi sia piaciuto. Lo so, avete le mani tutte appiccicose e nude, però ditemi la verità, è stato piacevole. Ok, alla prossima proposta e aspetto i vostri video. Sono già tanti, ma voi non vi preoccupate che non li guardiamo tutti. Ciao!